del re de fiumi tra l'altiere corna, or siede umile e piccol borgo. Dinanzi il Po, di dietro gli soggiorna, d'alta palude un nebuloso gorgo, che volgendosi gli anni la più adorna, di tutte le città d'Italia, scorgo. Così Ariosto inizia a descrivere la sua amata Ferrara, proprio a partire dal fiume Po, lungo il quale furono costruite le mura della città e porta d'amore, dove ci troviamo adesso. Attorno alla metà del 1400, Borso d'Este decise di annettere il Polesine di Sant'Antonio alla città. Questo perché il corso del fiume Po andava sempre di più impoverendosi e spostandosi verso sud. Crea quindi una nuova linea di mura lungo la quale apre tre porte, quella di San Pietro, la Porta dell'Amore e quella di San Giorgio. In questo modo la linea delle nuove mura della città veniva a essere parallela al corso del fiume. Come dovevano apparire queste mura ci è chiaro attraverso la lettura di un quadro del Garofalo, un pittore ferrarese, un quadro datato al 1534. Sono rappresentate le mura sud della città con le porte e le torri e in particolare si può vedere la sagoma imponente del Castelnuovo, una costruzione voluta da Niccolò III, costruita nel 1428, che appunto appariva molto chiaramente sul profilo sud della città. I resti del Castelnuovo sono conservati, seppure parzialmente, in un edificio in via Spronello, dove è possibile appunto ancora vedere una parte di queste strutture. Nel 1557 Ercole II decide di munire la Porta dell'Amore di un nuovo baluardo a forma di freccia. Però i lavori non vengono finiti, questo lo sappiamo dallo storico Giovan Battista Leotti, e furono invece proseguiti da Alfonso II. Con la distruzione di Castelnuovo nel 1562 e il terremoto del 1570 che contribuì a buttare giù moltissimi edifici a Ferrara, si decise di rifare buona parte delle strutture difensive della parte sud della città. Questo avvenne tra il 1578 e l'85 e vengono in questo momento costruiti dei baluardi, il baluardo di San Giorgio, quello dell'Amore, quello di San Pietro e quello di San Lorenzo. In questo modo la città veniva a munirsi di una nuova struttura difensiva. Dal 1630 queste tre porte furono definitivamente chiuse e furono occultate alla vista e anche alla memoria da un terrapieno erboso. Sulle rive di un fiume fonte di scoperte, di storie e di bellezze legate alla corte estense, si suggerisce ai viaggiatori di proseguire verso la delizia di Belfiore.